Chiesa di Versutta nasce come edificio in epoca medievale, probabilmente alla fine del 1200, inizi del 1300, per venire incontro ai bisogni di devozione di una piccola comunità che poi nel corso dei secoli successivi l'avrebbe ampliata e soprattutto avrebbe atteso alla sua decorazione, che in un primo momento ha riguardato l'aula della chiesa, quindi la parte più antica dell'edificio, che venne decorata con tutta una serie di figure di santi e di scene relative al Nuovo Testamento, probabilmente alla metà del 1300, e che poi avrebbe vissuto però questa decorazione, il suo capitolo più importante, nella prima metà del 400, probabilmente nel terzo decennio del secolo, quando ad essere dipinta ad affresco sarebbe stata la nuova piccola abside, lo spazio presbiteriale, con una serie di decorazioni che si sono conservate soprattutto nella parte superiore della volta, di veramente altissimo livello artistico, tant'è che le si è riferite in alcune fasi degli studi di storia dell'arte, addirittura alla mano di Masolino da Panicale, comunque a maestranze foreste, non di queste zone, di livello assolutamente egregio, che si conservano ancora in ottime condizioni e che rappresentano veramente una delle pagine più belle in Friuli di quel passaggio dal tardo gotico al pieno rinascimento, che altrimenti nella nostra regione non può contare sugli episodi che più numerosi sono in altre zone d'Italia. La particolarità degli affreschi è di far registrare insieme a una serie di dipinti di carattere devozionale con la rappresentazione di singoli santi cari proprio alla devozione dei popolani del tempo, i classici santi che venivano pregati, invocati per specifici bisogni della vita di queste popolazioni rurali. Insieme a questi dipinti ci sono da un lato una rappresentazione di un miracolo di San Giacomo legato alla cultura del pellegrinaggio, estremamente importante già durante il Medioevo, e questo è un affresco tardo trecentesco sulla parete destra della navata, per poi arrivare alle superfici del presbiterio in cui in questo momento ci troviamo, dove Pietro da San Vito nel 1515 ha messo in scena una narrazione estremamente complessa che parte con la rappresentazione degli apostoli, continua con un paio di scene allusive alla parte iniziale e terminale della Passione di Cristo, e poi si conclude sulla parete di fondo con la scena più rappresentativa di questo ciclo, cioè il grande giudizio finale, che agli occhi di chi entrava in questo edificio cinque secoli fa doveva rappresentare il grande videorama, il grande cinemascope su cui si proiettavano le aspettative e le paure dei fedeli di allora, con quindi una rappresentazione dei beati che vengono accolti nella città eterna, ma anche con la raffigurazione molto cruda e cruenta di quello che poteva aspettare tra le fiamme degli inferi chi avrebbe avuto sorte negativa. Dal punto di vista strettamente stilistico, invece, il punto saliente delle decorazioni di questa chiesa di Arzenuto è costituito sicuramente da questo affresco di Andrea Bellunello, di un contesto cronologico intorno al 1480, in cui le raffigurazioni di carattere devozionale di cui si accennava prima, e quindi qui troviamo la presenza in particolare di Rocco e Sebastiano, che sono i santi invocati contro il flagello della peste, trovano una espressione di livello qualitativo,
stilistico appunto decisamente più elevato, secondo quello che è il ruolo indiscusso di Andrea Bellunello, che negli anni 70 e 80 è sicuramente uno degli artisti più significativi, più raffinati presenti sul panorama regionale, destinato a cedere la mano in questo ruolo di preminenza proprio negli anni immediatamente successivi al Gianfrancesco Dottolmezzo, che invece è protagonista del ciclo di Barbeano a pochi chilometri di distanza da qui. Qui siamo nuovamente in una chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate, come nel caso di Versutta, un edificio in questo caso posteriore, quattrocentesco, caratterizzato soprattutto dalla decorazione pittorica della parte absidale firmata negli anni 80 del Quattrocento da Gianfrancesco Dottolmezzo. Quindi in questo caso siamo di fronte all'opera del più importante dei maestri friulani della fine del XV secolo, che qui a Barbeano ha lasciato una traccia particolarmente incisiva della sua pittura nella decorazione della volta con i dottori della chiesa, nell'ascensione, nelle scene di natività, adorazione dei magi, nel giudizio universale, secondo quelli che erano i classici stilemi della sua pittura in questa fase ancora di prima maturità, ma che sostanzialmente si sarebbero conservati anche successivamente, e cioè una forte presenza dei modelli veneti, soprattutto del modello mantegnesco, quindi una pittura strettamente legata ad una idea di disegno, di struttura grafica dell'immagine, collegata qui, in particolare nei brani molto belli dei dottori della Chiesa in cattedra, a una rappresentazione tridimensionale molto accentuata e quindi a una voluta esibizione di proprietà prospettica e quindi di innovazione recepita dai grandi modelli dell'arte rinascimentale di quel tempo. Prima il colore e poi il disegno. Sì, questa è una strana caratteristica della tecnica esecutiva di Gianfrancesco Dottolmezzo, che soprattutto per il fatto di essere un artista così grafico, quindi così strettamente legato ad una linea che incide sempre la superficie, che racchiude tutte le figure in un contorno molto netto, darebbe l'idea ovviamente di essere sempre partito dal disegno nella costruzione delle sue figure. Invece da diversi dettagli di questo ciclo si può capire che in realtà nel costruire le sue figure, i suoi personaggi, Gianfrancesco partiva, prendeva le mosse da una stesura per esempio degli incarnati, quindi una stesura a corpo di colore che solo successivamente veniva racchiusa all'interno della linea grafica di contorno, secondo delle modalità estremamente personali dal punto di vista appunto delle scelte tecniche, che comunque non gli impediscono di assestarsi ad un livello di maestria, veramente di eccellenza nei risultati finali, che non viene assolutamente sminuita neanche dal costante rapporto che Gianfrancesco mostra di trattenere con le stampe, con il repertorio incisorio nordeuropeo che domina nei vicini affreschi di Provesano, ma che anche qui lascia delle tracce nel giudizio universale. Oggi gli ospiti hanno mangiato tutto a base di oca e anatra. Di solito noi facciamo salame d'oca e poi il petto sia di anatra che di oca, accompagnato da delle verdure in agrodolce fatte in padella sul momento, insomma. Poi di primo hanno mangiato le pappardelle, sempre con ragù di anatra, e il pasticcio con radicchio e salsiccia. Le paste sono fatte con delle nostre farine di grani antichi.
E poi hanno mangiato il dolce, il salame al cioccolato e la crostata con crema di limone e il caffè. Quali le impressioni dell'uscita di oggi? È molto positiva perché ho visto le piccole realtà nostre di cui si rileva che c'è un alto livello artistico, sebbene forse lo strato sociale era abbastanza povero. E artisti forse anche minori che però diciamo danno risalto al nostro territorio. La Barbatella nasce dall'esigenza di combattere la filossera, che era un insetto parassita delle viti europee importato dall'America, che distruggeva tutte le radici dei vigneti europei. Le viti americane erano immuni a questo insetto e quindi hanno pensato di fare quello che già si faceva con gli alberi da frutti, ossia innestare un pezzo di legno da vite americana che era immune all'insetto e farlo radicare, e poi, siccome la vite americana non dà frutti, innestarci sopra una gemma europea portatrice di frutta e quindi dell'uva. Il 60% delle barbatelle in Italia provengono da questa zona, da Rauscedo. Da questa zona che è vocata a questo tipo di produzione in funzione di un'aggregazione e di una sinergia tra numerosi soci che hanno portato a degli sviluppi e delle conoscenze condivise della produzione in modo tale da poter portare le rese a livelli molto elevati, dall'80% in su. C'è un motivo storico anche che ha promosso questa zona dal punto di vista agricolo? Questa zona dal punto di vista agricolo è stata favorita dal senatore Gabriele Luigi Pecile, che essendo della zona e avendo una delle tenute che gli era stata regalata in funzione dei suoi servigi alla nazione, ha favorito tutte quelle pratiche agricole che hanno portato allo sviluppo dell'agricoltura, ossia la rotazione delle colture, e ha favorito anche la nascita delle casse rurali agricole, che erano la banca che dava agli agricoltori il credito per poter coltivare la terra.